Buongiorno ragazzi, oggi facciamo una lezione sul Carmite di Catullo. Si tratta di un epicedio, cioè di una poesia funebre, epicedium per la morte, di un passerotto. L'argomento può sembrare futile, sciocco, come però sappiamo la poesia dei Neoteroi, che poi si ispira alla poesia callimachea alessandrina, sceglie proprio dei temi anche molto piccoli, molto privati, per esaltarne però la rilevanza nella vita delle relazioni e nella vita privata. E inoltre, a fronte di un tema apparentemente poco rilevante, propone dei piccoli gioielli dal punto di vista stilistico. Questo Carme è in endecasillabi faleci. Vi ricordo che degli esempi simili di epicedi si trovano nella Antologia Palatina, per esempio, cioè in testi raccolti di frammenti, appunto, della poesia alessandrina di terzo secolo, cui questi poeti novi, di cui Catullo, appunto, è il massimo rappresentante, si ispirano. Il Carme, dicevamo, è in endecasillabi faleci. Io vi propongo lo schema che in genere trovate nelle antologie, ma anche uno schema che io ritengo Pozior, cioè migliore. Infatti, lo schema, diciamo, che va per la maggiore è questo sopra, dove abbiamo una base ionica, un dattilo e tre trochei. In realtà, però, questo schema è molto difficile poi da leggere. È migliore, secondo me, quello che vi propongo sotto. La prima parte, il primo piede, è sempre una base ionica, cioè una coppia di sillabe di cui si accenta la prima e indipendentemente dalla quantità, lunga o breve, della seconda vocale della coppia di sillabe. Abbiamo poi questo evidenziato in giallo, che è un coriambo. Il coriambo è un'unità metrica che qualcuno mette in discussione, ma che è molto comoda anche nella metrica greca, perché propone una specie di panino. Come vedete, rispetto allo schema sopra, io ho aggiunto una lunga al dattilo. Infatti, se guardiamo il testo, questa sequenza ta 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 ta, lunga breve breve lunga, con una specie di panino, con due fette di pane che sono le due lunghe e le due brevi in mezzo, corrisponde molto bene alle pause alla fine della parola nella parte centrale del verso dell'endecasillabo. Ciò che segue è una tripodia giambica catalettica, cioè tre giambi, di cui l'ultimo ha perso una sillaba e non si accenta nulla. Quindi lo schema sarebbe tata, la base, ta-ta-ta-ta, coriambo, ta-ta-ta-ta-ta, tripodia giambica catalettica. Leggiamola. Le rosse sono le vocali accentate. Lugeto veneresco pidinesque. Et quantum stominum venusti horum, passer mortus est me puelle, passer delici e me puelle, quem plus illo culis suis amabat, nam mellitus erat suanque norat, ipsam tam benequam puella matrem. Nec se sagre mi illius moebat, sed circunsiliens moduc modilluc, azzolam dominusque pipiabat. Qui tunquit periter tenebricosum, illudunde negant redire quemquam, at vobis male sit male tenebri, orci quomnia bella devoratis, tam bellummi passer abstulistis. O factum malomis elle passer, tua nunc opera me puelle, flendo turgituli rubent ocelli. La metrica che ho segnato nella prima strofa, nella prima parte, si ripete sempre identica in tutti i versi. Dovete fare attenzione alle elisioni, si elidono le vocali che sono iato, cioè che si incontrano, si elide la prima delle due vocali, tranne nel caso del verbo essere, in cui si elide sempre la prima vocale, cioè la e di est, quando si trova un caso di elisione. Nel caso di quantum est, vi ricordo che anche qui avremmo dovuto avere un'elisione, perché anche am, em, queste terminazioni, di fronte a vocale si elidono. Vediamo dominam usque,
am si elide. Perché in quantum est si elide est? Proprio perché c'è il verbo essere che non fa cadere la sillaba davanti, ma perde la e di testa e quindi il fenomeno si chiama apocope. Dovrete poi appunto riprovare a fare la metrica. In fondo, qui vi ho allegato il link di una lettura metrica cantata di Tyrtarion dell'Accademia del professor Miraglia di Roma, che è molto utile perché, essendo anche musicata, vi aiuta nel tenere il ritmo e memorizzare questo metro. Passiamo alla traduzione. Piangete, o Veneri e Amorini, e quanto vi è di uomini. Venustus vuol dire sensibile, delicato, di uomini sensibili. È morto il passero della mia bambina, il passero delizia, tesoro della mia bambina, che ella amava più dei propri occhi. Qui troviamo la solita anastrofe o iperbato, cioè lo scambio di posto delle parole per appunto ragioni metriche o anche retoriche, per ragioni metriche, per lo scambio dell'ordine delle parole rispetto alla sintassi. Qui dovremmo avere il soggetto e plus davanti a oculis suis, più dei propri occhi. Infatti era mellitus dolcissimo. Dolce come il miele, la parola, l'aggettivo di deriva da melle, e norat, questa è una forma contratta da noverat, più che perfetto, del verbo difettivo novi, che ha solo le forme del perfetto. Quindi novi, perfetto, lo traduco col presente logico, conosco, noverat sarebbe conosceva, all'imperfetto, perché è un verbo difettivo. E conosceva suam ipsam, attenzione, ipsam si traduce padrona in questo caso e riguarda il lessico che poi commenteremo. In verde trovate tutte le parole che lessicalmente vanno commentate. Conosceva la sua padrona tanto bene quanto una bambina la mamma. Né si muoveva dal grembo di lei, ma saltellando circum, saltellando intorno, ora qua, ora là, pigolava soltanto verso la sua padrona. Qui lo traduciamo come nesso relativo, perché c'è una interruzione del periodo, quindi un nuovo periodo. Egli ora, it va per iter, notate l'allitterazione, va per un percorso tenebroso. Illuc è un avverbio di moto al luogo, là, da dove, negano che qualcuno ritorni. Ma sia male a voi, maledette tenebre dell'orco, che divorate ogni cosa bella. Anche qui dobbiamo mettere una piccola noticina lessicale. Omnia bella, il latino classico, vorrebbe dire tutte le guerre. Invece qui, omnia è neutro plurale, ogni cosa. Bella è un aggettivo, bella, ogni cosa bella, tutte le cose belle. In Catullo, bellus è un aggettivo e come in italiano vuol dire bello. Lo ritroviamo anche sotto al verso successivo. Questo perché Catullo usa di molto la lingua parlata e già in epoca cesariana, nell'epoca di Cicerone, si parlava il latino in un modo e si scriveva in un altro. Il latino della grammatica è quello che studiate e conoscete dei testi in prosa. Questo di Catullo ha molti termini del sermo quotidiano che praticamente sono uguali all'italiano. Divorate ogni cosa bella, mi avete portato via, abstulistis perfetto da aufero, un passerotto così bello. Che peccato, o povero passero. Per colpa tua, tua opera, come dire, tua causa, ora per colpa tua, gli occhi, gli occhietti, ocelli della mia bambina, rubent, sono rossi, flendo, gerundio, per il pianto, piangendo, turgidi, gonfietti. Allora, gonfi.
Notate che miselle, turgiduli e ocelli sono tre diminutivi. Anche questi sono del linguaggio familiare, del sermo familiaris, e in particolare di quel linguaggio familiare tipico dell'infanzia, quello infantile. Noi usiamo gli ipocorismi, i diminutivi, essenzialmente nel linguaggio dei bambini. Al bambino diciamo manina, occhietti, boccuccia, nasino e così via. Ecco che Catullo, oltre a rappresentare Lesbia come una bimba che piange perché ha perduto il suo passerottino, il suo pet, i passerotti erano i tipici animali da compagnia che si regalavano alle bambine per farle giocare, e notate che è molto infantile anche il rapporto tra Lesbia e il passerotto, perché viene paragonato a quello di una mamma con la bambina, cioè il passerotto è il bambino, la bambina della mamma, cioè della padrona, e questo modo di descrivere il rapporto con il proprio cucciolo è tipico dell'infanzia. Anche nella parte finale, il dolore, il lutto di Lesbia, per cui appunto Catullo dedica teneramente alla sua Lesbia, che in questo momento, essendo una bambina, è sicuramente, no, vista con tenerezza, non con la rabbia, con la gelosia, con la disperazione di altri carmi. Dicevo, questa bambina è rappresentata, il passero è poverino e la bambina, la ragazza, la puella, è rappresentata con gli occhietti che sono rossi e turgiduli, gonfietti. Vedete quindi quanto appunto Catullo usi proprio delle espressioni che sono per noi intraducibili per appunto rendere questa rappresentazione quasi infantilizzata, di lesbia. Vediamo altre figure retoriche per concludere. Le abbiamo segnalate in viola. Abbiamo detto mellitus, che è una specie di metafora, in realtà è un aggettivo appunto mielato, dolcissimo. Notate questa rappresentazione così graziosa, così vivace, così efficace, quindi che riguarda proprio questa poetica alessandrina, no? Del tocco di bravura su tema piccolino o insignificante, circumsilience, saltellando ora qua, ora là, in cui proprio sia il ritmo spezzato delle parole del verso, sia il suono, moduk, modilluk, sembrano proprio riprodurre questo saltellare e becchettare del passerottino intorno alla padrona, e poi l'onomatopea, pipiabat. Ecco, ultima cosa, ci torno, ipsam, abbiamo detto che era anche questo un termine del linguaggio parlato che sostituisce il più regolare dominam. Vedete dunque che, rappresentando la morte di questo passerotto, in realtà Catullo ha voluto rappresentare una lesbia tenerissima, dolcissima, e anche la propria tenerezza, il proprio ruolo quasi protettivo e innamoratissimo, no? Oltre che una dichiarazione di poetica, la poetica dei Neotero e la poetica alessandrina, che propone un testo apparentemente, come dire, insignificante, una vicenda apparentemente significante, e ne vuole invece esaltare il valore nella vita privata. Chiunque di noi ha avuto un animaletto sa quanto la morte di un compagno di giochi e di un pet possa essere un lutto terribile. Arrivederci, ragazzi.